Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. From the anger, from the war, let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free, all together, one and all, let's build a dream. Ciao a tutte, bentornati per un nuovo video o ben arrivati se è la prima volta che vedete un video del mio canale. Io sono Monica. Le immagini che avete visto, come avrete letto, sono state girate dentro da Mauris. Per me è la prima volta che faccio la spesa lì, perché questo negozio fino a qualche tempo fa da me non c'era e io vedevo sempre i video su YouTube di altri youtuber e dicevo mannaggia, perché sono quei negozi dove trovi un pochino di tutto e vedevo tante cose interessanti, ma soprattutto in molte mi dicevano che c'è tanta scelta. E in effetti ha aperto anche qui, adesso non so se è un anno fa o forse anche di più, perché poi faccio fatica a collocare la tempistica, però so che poi a un certo punto ha aperto perché mi era arrivato il volantino, ma siccome è completamente dall'altra parte della città ed è una zona che io non frequento tanto, non mi sono mai interessata di dove era di preciso, finché l'altro giorno facendo fare delle guide a mia figlia, girovagando per la città, l'ho visto in tutto il suo splendore, enorme, e ho detto adesso, siccome era anche tanto caldo, ci fiondiamo dentro così c'è l'aria condizionata e così finalmente vediamo questo negozio. E come avete visto dalle immagini è veramente enorme, poi magari dipende anche dai punti vendita, ma il nostro è gigante, perché al suo posto una volta c'era il Brico. E quindi mi è piaciuto tantissimo perché ha veramente tanta scelta. Per ogni cosa c'è una scelta infinita, anche solo lo scaffale delle spugnette per lavare i piatti, cioè era immenso. C'è di tutto, c'è la cartolibreria, detersivi, la zona pet, quindi qualcosina, non tantissimo per gli animali, e la zona dell'igiene personale. Poi in fondo, non sono neanche andata tanto a guardare, ho visto che vendono anche dei lampadari, poi ci sono dei piccoli elettrodomestici tipo tritatutto, macchina del caffè, friggitrice ad aria, insomma tante tante cosine, qualcosa mi sembra anche di bricolage. Abbiamo girovagato un po' e ho approfittato di un paio di offerte e poi ho preso cose appunto che mi servivano. Adesso andiamo a vedere insieme che cosa ho comprato. Mi metto gli occhiali perché altrimenti non leggo lo scontrino. Allora, lo scontrino in totale è 21,93 euro. Non vi faccio vedere perché l'ho già aperto
Per dar da mangiare ai gatti ho preso una confezioncina di crocchette, quelle abituali loro, di Ultima Cat, da 400 grammi e non era in offerta, il prezzo è uguale a quello che trovo di solito anche da Sirene Blu, l'ho infatti pagato 2 euro, ecco, quella è l'unica cosa che non vi mostro, quindi partiamo subito a vedere che cosa ho comprato. Allora, io ho un po' la mania dei Cif degli spray multiuso, Cif o altre marche, e sono sempre alla ricerca di novità e ho deciso di acquistare questo qui che è proprio a marchio Mauris. E questo qui è uno spray attivo con candeggina, igienizza, sgrassa, smacchia anche i capi bianchi. L'ho infatti preso per provarlo sui colletti delle camicie bianche di mio figlio, che utilizza per lavoro perché è un punto delicato in cui bisogna sempre altrimenti pretrattare con il sapone prima di mettere in lavatrice. Voglio provare a vedere se effettivamente, come c'è scritto dietro, funziona. Basta spruzzarlo, lasciare agire 5 minuti e poi procedere al lavaggio. Questo qui è 750, sono 750 ml e l'ho pagato, aspettate che guardo, 1,39 euro. Il profumo l'ho usato ovviamente a casa perché sapete che adesso con il Covid non si possono aprire le confezioni a non usare. Io ero un'usatrice compulsiva. Il profumo mi piace perché sa da candeggina, che è un profumo che a me piace molto, e anche un po' di limone. Quindi questo mix mi piace molto. Non l'ho ancora provato, ovviamente, perché ho aspettato per farvi vedere i prodotti e vi farò sapere come mi trovo. Poi, dato che lo stavo finendo, non fate caso a questi spelacchiamenti che ho in testa perché fa caldissimo e mi sono tirata sui capelli così alla bene meglio. Ero truccata perché sono uscita prima, ma vi assicuro che si muore di caldo, quindi portate pazienza. Allora, dicevo, ho finito, quasi finito detersivo per i piatti, quello che tengo sempre sul lavello della cucina, e ho voluto prendere questo qui di Lisoform, igienizzante piatti pulito sicuro, doppia azione, sgrassa ed è antiodore. Il profumo è quello classico dell'Isofon, che è anche quella una profumazione che a me piace, e questi sono 450, no, scusate, 500 ml, ma siccome in offerta se ne pagavano solo 450, infatti è costato 1,69 euro invece di 2,37 euro, e quindi vedremo anche questo come sarà la resa, perché non l'ho mai preso in vita mia. Tra l'altro mi piace un sacco anche questo bel colore azzurro. Poi c'erano dei cestoni zeppi, ma tantissimi, di dischetti di cotone di tutte le tipologie, di tutte le fattezze, quadrati, ovali, giganti, piccolini. Allora, io ho preso questi, la linea è Viva Hydra, non so come si legga, 120 dischetti naturali. Allora, li ho presi perché intanto per il prezzo 99 centesimi di 120 dischetti, ma poi perché hanno una particolarità. Beh, iniziamo col dire che sono double face, quindi c'è il lato struccante che è un po' a costine e il lato liscio che serve per mettere il tonico. Ma sono, vedete come si è scritto qui, non so se si riesce a vedere, 100% cotone vergine, prodotto sostenibile in cotone vergine di color crema naturale, non sottoposto a forti processi di sbiancamento, quindi non ha un trattamento chimico che lo sbianca, quindi anche una cosa ecologica. Eccezionalmente delicati e soffici, con superficie a coste che garantisce una pulizia efficace e precisa. Il bordo morbido assicura il massimo comfort durante la pulizia. Scusate perché devo girare la confezione: la pulizia delle zone delicate degli occhi, e la densa struttura del dischetto ne impedisce lo sfaldamento. Sapete che a volte alcuni dischetti si sfaldano perché magari non sono di buona qualità, non sono abbastanza, non hanno una fibra, una trama abbastanza densa. Invece, questi qui sono robusti. Io non li ho ancora provati. Come vedete, la confezione è ancora chiusa, però mi piaceva anche questa particolarità, questo concept. Adesso qui non so se in camera si vede, ma non si vedrà niente, però c'è il disegno in cui si vede che sono appunto color crema, e quindi per 99 centesimi mi sembra un ottimo prodotto. Poi mi serviva un po' di scorta di spugnette per i piatti e ho trovato per 99 centesimi alla confezione questi qui di Vileda. Allora, sia queste che sono, sapete, quelle classiche, che hanno la parte un po' più abrasiva sopra e poi sono di morbida spugna sotto, e erano in offerta 99 centesimi, infatti sono due più una gratis. E poi sempre di Vileda,
i pannetti, questi qua quadrati, questi colorati, anche questi 99 centesimi, dentro ce ne sono 3 e sono 100% biodegradabili, quindi non inquinano perché sono super assorbenti, cellulosa e cotone, quindi ottimi anche questi, anche dal punto di vista dell'impatto ambientale. Direi che è una cosa da non trascurare di questi tempi. Come vi dicevo, c'è anche un reparto cancelleria ben fornito, veramente ricco, e mia figlia è riuscita a trovare anche le penne, quelle della Pilot, che sono questi qui, Soft Grip, Super Grip. Sono delle penne a click e lei si trova molto bene perché hanno un tipo di scrittura molto molto scorrevole. Sono un po' costosette, l'ho pagata questa qui 2,39 euro, però sono le sue penne preferite, si trova bene solo con queste qui e quindi visto che le abbiamo trovate e che eravamo lì, ne abbiamo presa una, tra l'altro era, mi pare, l'ultima e dopo non ce n'erano più. Poi ho trovato anche le pile alcaline tipologia AA che mi servivano. Io ne tengo sempre una scorta nel cassetto della cucina perché c'è sempre un momento in cui qualche, non so, il telecomando, qualche elettrodomestico, qualcosa che va a pile rimane senza, quindi le tengo. Non ho mai preso queste qui, spesso io prendo Duracell, però qua c'è scritto high tech, ultra alcaline, powerful. E costavano 99 centesimi, sono marchiate Mauris, quindi vediamo se avranno una buona durata, però per 99 centesimi ho detto proviamole perché no, casomai anche se durano meno non ho speso chissà quanti soldi. Poi ho accontentato anche i miei micioni e ho voluto provare sempre della loro linea Mauris questi bocconcini salmone e tonno, alimento prelibato e delicato di 400 grammi, solo 49 centesimi. Essendo salmone e tonno, so già che non storceranno il naso, anzi, perché loro sono ghiottissimi di umido, io non glielo do sempre, però ho notato che quando gli do l'umido, il giorno dopo vorrebbero ancora umido e fanno un po' fatica a rimangiare le crocchette, però per fargli avere una dieta ricca, insomma, anche di queste cose di cui loro vanno ghiotti, e quando le prendo spesso prendo quelle al pesce, quindi queste qua, salmone e tonno, vedremo se gli piacciono, poi io quando apro sento subito se sono cose di scarsa qualità perché di solito non hanno un buon odore, invece quando sono abbastanza buone lo si sente proprio anche a livello olfattivo. Poi ho trovato due prodotti che io amo, però di solito costano ben di più e qui li ho trovati a 1,69 euro l'uno e sono gli ammorbidenti della linea Tesori d'Oriente e ho preso questi due. Allora, questo qui è il classico profumo di Tesori d'Oriente al muschio bianco, io avevo anche proprio il profumo perché è proprio buono e questo l'avevo già provato, però non costava 1,69 euro, vi assicuro che costava di più. Io non vorrei sbagliare, ma mi sembra da Sirene Blu di vederli sui 2,70 euro. Andrò a guardare la prima volta che ci vado, ma ricordo che il prezzo è ben più alto. È buonissimo. Se voi non avete mai provato questo ammorbidente al muschio bianco di Tesori d'Oriente, provatelo. Sono 750 ml e vi profumerà il bucato in una maniera incredibile. Io finora ho usato solo sempre questo qui al muschio bianco, credo di averlo ricomperato 2 volte, questa è la terza, perché a me piacciono gli ammorbidenti, quindi io sì, a volte uso l'acido citrico per ammorbidire i capi, a volte uso l'ammorbidente e quando trovo queste offerte ne approfitto sempre. A me piace che il bucato rimanga profumato. E l'altro che ho preso è questo, e adesso aspettate che metto giù questo qui. Allora, l'altro è questo e c'è anche di questo c'è il profumo, ma io non l'ho mai preso e si chiama Byzantium, rosa nera e labdano. Guardate la confezione, poi hanno di quelle confezioni come quelle dei profumini che sono bellissime. Adesso andiamo ad aprire questo. Aspettate, questo qui ha avuto una disavventura perché usciva fuori perché era troppo pieno. Abbiamo dovuto un po' ritapparlo meglio. Questo qui è un profumo ovviamente diverso. Allora, quello lì, il muschio bianco, è molto dolce. Questo ha anche, secondo me, una nota speziata ed è profumatissimo. Secondo me anche questo lascia il bucato fresco e che sa di pulito. Tra l'altro, questo vediamo se anche l'altro ce l'ha scritto dietro. Sì, esatto. Allora, c'è scritto no coloranti sintetici.
e cromo, nickel e cobalto tested. Quindi praticamente hanno fatto il test e hanno un contenuto di cromo, nickel e cobalto inferiore a 0,00001%. Poi dietro ci sono i consigli d'uso a seconda appunto della durezza dell'acqua, di quanto bucato abbiamo, possono essere utilizzati in lavatrice, bucato morbido e profumato, o bucato morbido ed extra profumato, quindi un misurino o due misurini a seconda di quanto si vuole. Siccome sono tanto tanto profumati, vi consiglio un misurino solo, è più che sufficiente, ve lo posso garantire. Comunque sono proprio contenta, non vedo l'ora di provarli. Ultima cosa che abbiamo acquistato è per mia figlia ed è questo, che è un ventilatorino da scrivania, visto che lei studia e adesso fa veramente tanto caldo, ha il ventilatore grande, ma a volte è più comodo avere un ventilatorino proprio davanti che ti rinfresca un po' finché studi. E questo qui ha il cavo USB. A 5 watt di potenza, ha il suo supporto di metallo, adesso non ce l'ho perché l'ha già messo in funzione e lo ha trovato per soli 4,99 euro. E già aveva pensato di prenderselo, li avevamo visti da Tiger, però questo qui sinceramente costa meno di quelli che abbiamo visto da Tiger e sembra un buon prodottino. Fine della spesa da Mauris, spero che il video vi sia piaciuto. Non so se voi avete questo negozio vicino a casa, se per caso lo avete, fatemi sapere come vi trovate. Io pensavo di trovare anche i profumi di Tesoro d'Oriente, invece loro hanno un'altra linea di profumi simile, ma non è Tesori d'Oriente. Visto che vendono gli ammorbidenti e anche i bagnoschiuma, pensavo di trovare anche quelli. Sono rimasta un po' delusa, ma forse sono io che mi confondo. Mi sembrava di averli visti negli svuota la spesa Mauris delle altre persone, ma forse faccio confusione io. Quindi fatemi sapere se per caso invece nel vostro punto vendita ci sono anche i profumi. Io come sempre vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino alla fine del video. Vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale, di lasciarmi tanti like di supporto e anche lasciatemi un commento che a me fa piacere. Prima o poi io rispondo sempre a tutti, magari ci metto un pochino, però rispondo sempre a tutti, cerco perlomeno di rispondere. Grazie a tutti quanti e ci vediamo in un prossimo video.